Questa è una manifestazione nuova che rilancia in fondo l'importanza dei corti. L'avete voluta organizzare per quale motivo? Perché volevamo promuovere il teatro contemporaneo, soprattutto la drammaturgia contemporanea, e dare possibilità alle giovani compagnie under 35 di presentare il proprio lavoro e quindi anche valorizzare la ricerca e la sperimentazione in ambito teatrale. La vostra è un'associazione nuova? È un'associazione che esiste da anni e già l'anno scorso abbiamo organizzato la prima edizione del Festival di Corti Teatrali e quest'anno ci siamo volute buttare in questa avventura per la seconda volta e quindi abbiamo organizzato questa seconda edizione. Si parla di corto, di medio, di lungo, ma il corto ha sempre un suo fascino, vero? Sì, e il festival si chiama A qualcuno piace in breve e sì, esatto, e per noi era importante comunque dare la possibilità a più artisti di poter presentare i loro lavori e quindi abbiamo deciso che la formula più adatta fosse quella proprio del corto teatrale. Questo forse si concilia un po' anche con i tempi di oggi che sappiamo essere, assessore, tempi piuttosto veloci. Veloce sì, anche se sono uno di quelli che sostiene la slow life, sarebbe meglio tornare a uno stile di vita diverso. Comunque a parte questo, l'anno scorso il comune non c'era, quest'anno c'è, e credo importante che l'amministrazione comunale sostenga nei limiti del possibile una manifestazione che valorizza giovani realtà culturali del territorio e non solo del territorio, quindi un ulteriore tassello che va nella direzione della crescita culturale giovanile di questo territorio.